dando il benvenuto, coach, al termine di questa 22esima gara del campionato di Serie B Old Wild West. È arrivata una vittoria, direi, quello che serviva contro l'Inditec Costa d'Orlando al termine di una prestazione, ovvero sono due stati ragazzi. Sì, faccio complimenti ai miei giocatori perché hanno giocato una gara intelligente, una gara attenta, sono stati bravi ad andare verso la partita in maniera intelligente, riuscendo a comprendere i momenti della gara, comandando il ritmo, avendo consapevolezza che penso al primo quarto, finito 14 pari, insomma era il momento di resistere in difesa, è stato fatto molto bene. Buona energia, quello che non c'era riuscito il primo quarto, cioè correre il contropiede, è stato fatto. Sono molto contento e faccio complimenti perché insomma ci serviva ed è arrivata contro una squadra, secondo me un'ottima squadra, ben allenata e quindi ha ancora maggior valore questa vittoria. Coach, una vittoria che ha ancora maggior valore contro una squadra che, lo dicevo anche in sede di telecronaca, sicuramente stava vivendo un momento importante, al di là poi dei risultati che non sono arrivati sempre e comunque, però una squadra in grado di vendere cara la partita, l'ho detto anche in sede di presentazione della partita. Da questo punto di vista, una buona prestazione offensiva, ma anche una buona prestazione difensiva a cospetto dei giocatori che sanno trovare la differenza. Sì, noi abbiamo provato a togliere, nel rispetto del nostro ritmo gara, volevamo togliere loro due cose e sono stati bravissimi ragazzi ad interpretare questa cosa. Il primo tempo penso sia finito, a parte i nostri 42 punti, ma 28 loro, per cui come sempre la qualità di quello che facciamo determina poi le sorti di una vittoria o di una sconfitta nel corso di una gara. Tante buone difese, tante situazioni vinte in attacco e difesa hanno determinato poi il risultato finale, per cui da questo punto di vista insomma, ma ce lo siamo detti più volte, noi siamo ancora in emergenza, siamo stati in emergenza, saremo in emergenza per un altro po' di tempo, però a questi ragazzi non si può dire nulla. Bravi, bravi. Coach, la risposta da parte di un gruppo vero, insomma, perché anche oggi sono giocatori meno impiegati, faccio un nome su tutti, Romano, uscita dalla panchina, ha dato un contributo davvero importante. Avevamo detto anche questo in serie di presentazione, c'è bisogno del contributo di tutti in questo momento della stagione come non mai. Direi che sono arrivate risposte significative anche da questo punto di vista e poi un'altra annotazione mica da poco per il ritorno di Gianmarco Lecce. Sì, in sede di presentazione e comunque era chiaro il fatto che noi abbiamo, se non ho capito male, insomma, sentivo prima i miei assistenti, Raffaele è rimasto 18 minuti in campo. Avevamo necessità di estendere le rotazioni a un altro giocatore. L'allenatore allena, prova ad allenare, lo fa con le sue idee, rispetto di tutti. Abbiamo provato nei giorni scorsi, nelle partite scorse, alcune rotazioni, alcune sono andate bene, alcune no. E oggi ho puntato insomma, su questo ragazzo perché veniva da una settimana dove si era allenato molto bene. È un ragazzo di 16 anni. Però un ragazzo che durante gli allenamenti ci tiene l'intensità alta, non fa mai un passo indietro. Secondo me allenarsi con questi giocatori è per lui la migliore palestra e quindi ha risposto presente, abbiamo tenuto in campo, è stato bravissimo lui, bravissimi compagni a metterlo, come dire, nella migliore condizione per esprimere le sue qualità. Penso sia giusto così, sono questi ragazzi che vanno allenati, sono ragazzi che bisogna fargli crescere, penso anche a Mario Cuomo, che durante la settimana ci dà una mano, come dire, importante negli allenamenti. Poi rispondo all'ultima parte, parlo di Gianmarco, io l'ho conosciuto lo scorso anno quando sono arrivato. Qui avevano un po' tutti un'opinione di questo ragazzo, io ne avevo un'altra. E io sono orgoglioso di allenarlo perché secondo me è un ragazzo che non ha ancora compreso le sue potenzialità. Per cui a noi ci dà tanto, ci dava tanto prima, oggi abbiamo provato a non caricarlo troppo, però lui è andato con un'eccitazione. Ha portato quasi a dimenticarsi che era stato 2 mesi e mezzo fermo. E di questo io sono contentissimo, prima per lui, poi per tutti i nostri giocatori, perché ripeto, noi stiamo vivendo un momento di emergenza dove tutti stanno provando a dare il 110%. Vedere questo ragazzo che dopo 2 mesi e mezzo viene e dà completamente una mano ai compagni,
prendersi quella dimensione, interna o esterna che sia, da metterci un corpo in difesa, possono fare solo i complimenti, ripeto, a lui e ai compagni che stanno, secondo me, facendo un campionato eccezionale, soprattutto in questo momento. Coach, un'ultimissima, adesso si prepara una partita importante sul partito di Catania, una squadra abbastanza indecifrabile perché, come dire, riesce ad alternare prestazioni incoraggianti ad altre meno, però si prepara sicuramente questa partita con una consapevolezza di dire, essere ritornati. Sì, io penso che questo gruppo abbia tante consapevolezze. E la prima, forse quella più importante, è la consapevolezza dei propri limiti. In questo momento i nostri limiti sono dei limiti che non dipendono da noi, ma dalla sfortuna, dal fatto. Per cui ritorneremo martedì in palestra per, come sempre, per preparare insomma, le partite nel miglior modo possibile, nel rispetto delle nostre caratteristiche, e affronteremo una squadra Catania che ha dimostrato nelle ultime due gare di avere tanti punti nelle mani. La penultima ha vinto facendo 90 punti, 88 punti contro Reggio Calabria, che è una delle migliori difese del campionato, per cui è una squadra da rispettare, è una squadra che sta lottando per un obiettivo importante, parimenti importante, cioè la lotta per non retrocedere, per cui torneremo in campo martedì come sempre sereni, carichi, e sinceramente speriamo di avere anche altre buone notizie da parte di tutti. Grazie.